Anna, dimmi, amore. Come fa la canzone della rificolona? Una, una, la bella rificolona, e la mia lecco fiocchi e la tua lecco pidocchi. Brava. Ciao a tutti e bentornati sul canale Learn Italian with Sara e Carlo. Sapete che cos'è la rificolona? Non credo, perché la rificolona è una festa tradizionale, è una festa tipica di Firenze e anche la maggior parte degli altri italiani, degli italiani che vivono nelle altre regioni non conoscono questa festa. Ma che cos'è la rificolona? Innanzitutto la rificolona è una lanterna, un lampioncino circondato di carta pesta colorata che assume le forme più diverse. Per esempio può essere a forma di animale, oppure di sole, di fiore, tantissime forme. E al centro di questa carta pesta c'è una candela che quindi di notte illumina tutta la rificolona. La rificolona è attaccata ad un bastone tramite il quale le persone possono tenere la propria rificolona. Però non è una festa di Pistoia questa? No, è una festa di Firenze, che c'era tutta la campagna che scendevano giù per la festa della Madonna l'8 dicembre e venivano con queste fiaccole. Dunque c'era la candela in mezzo, la facevano con della carta ondulata a forma di pera, a forma di mele, a forma di fiori, e dentro la candela e si facevano il lume per illuminare tutta la strada, e arrivavano fino alla festa della Madonna, da tutta la campagna scendeva. La rificolona è la nascita della Madonna e viene fatto un camminamento a piedi che parte dall'Impruneta, che è una località più vicino, e arriva fino al Ponte Vecchio a raccogliere, diciamo, le barche che sfilano con questa rifiolona, e sarebbe niente che una luminaria. Poi da Ponte Vecchio arrivano in questa piazza qua, dove viene fatta poi la premiazione e la messa nella chiesa della Santissima Annunziata. Okay. Ma che cosa facciamo per la rificolona? E quando è la festa della rificolona? La festa della rificolona si celebra il 7 di settembre e le persone vanno in giro per la città con queste rificolone ed è bello, è suggestivo soprattutto la sera, la notte, perché appunto la città si riempie di colori. Queste rificolone illuminate dalle candele. Ma soprattutto oggi è una festa soprattutto per i bambini. Soprattutto i bambini sono contentissimi quando si festeggia la rificolona. Perché? Perché c'è l'usanza di andare nelle piazze, nei giardini con la propria rificolona, ma anche con la cerbottana. Che cos'è la cerbottana? La cerbottana è un tubicino attraverso il quale soffiamo una pallina, in questo caso di stucco. E l'obiettivo qual è? L'obiettivo, come potete ben immaginare, è quello di colpire le altre rificolone, facendole bruciare e poi spengere. Quindi c'è proprio una battaglia tra bambini, tra cerbottane e rificolone, che
si combatte il giorno del 7 settembre tra i bambini di Firenze. Ma qual è l'origine di questa festa? Perché viene celebrata? L'origine di questa festa sembra risalire al 600, quindi è una festa antica, è una festa che fa parte della tradizione, del folklore di Firenze. Innanzitutto dobbiamo sapere che il 7 settembre è il giorno della vigilia della nascita di Maria. Maria nasce l'8 settembre, quindi il 7 è il giorno della vigilia. E la sera del 7 settembre i contadini montanari che vivevano intorno alla città di Firenze scendevano e arrivavano nel centro di Firenze per celebrare la nascita di Maria. Il motivo per cui scendevano a Firenze non era però solo quello di celebrare la nascita di Maria, ma coglievano anche l'occasione per portare i loro prodotti in città e venderli al mercato. E il luogo dove si svolgeva questo mercato è proprio questa piazza che vedete alle mie spalle, che è la piazza Santissima Annunziata. Come vedete, una piazza molto grande, però c'erano tantissime persone che scendevano e quindi, per riuscire a trovare un posto per vendere i propri prodotti, le persone partivano la sera prima. Ecco perché partivano il 7 settembre, per arrivare in tempo al mercato. Quindi il loro viaggio avveniva di notte e per questo motivo portavano con sé delle lanterne ricoperte di carta festa per illuminare il cammino. Ma perché Rificolona? Cioè, qual è il motivo del nome Rificolona? Sembra che l'origine del nome sia dovuto alla parola fierucola, che sarebbe il piccolo mercato. Fierucola significa piccolo mercato. E inoltre sembra che, si racconta, che i ragazzi di Firenze, i fiorentini, prendessero in giro le signore, le contadine, per i loro vestiti, ma anche per la loro corporatura robusta. Sembra che le prendessero in giro chiamandole fierucolone. Da qui il nome, storpiato via via con il tempo, Rificolona. Quindi questo sembra essere un po' l'origine, un po' il nome fierucola, un po' questa storpiatura riferita alle donne, alle contadine che scendevano. Una, una, la bella rificolona, e la mia lecco fiocchi e la tua lecco pidocchi. Spero che questo video vi sia piaciuto, spero che lo abbiate trovato interessante, che abbiate imparato un po' di più sulle tradizioni, sul folklore delle città d'Italia, in questo caso di Firenze, e noi ci vediamo nel nostro prossimo video. Ciao a tutti!